come tutti gli anni a fine novembre si inaugura il Salone dell'Auto di Los Angeles. Quest'anno sotto una pioggia torrenziale di buon auspicio, visto gli incendi che ci sono stati di recente in California, ma rimane l'appuntamento da non perdere in Nord America, visto che saranno esposte oltre 1000 autovetture con una sessantina di anteprime assolute o americane. Quindi venite con noi per scoprire tutte le novità del Salone di Los Angeles. Los Angeles può essere definita la capitale dell'auto americana, se infatti le Big Three, General Motors, Ford e Fiat Chrysler, hanno la loro sede a Detroit, è nella città californiana che si vendono più vetture di tutti gli Stati Uniti. Non stupisce quindi che il Salone dell'Auto di Los Angeles sia il più importante d'America ed uno dei principali al mondo. Anche quest'anno le novità non sono mancate, ma prima dell'apertura delle porte del Convention Center abbiamo potuto ammirare qualche chicca, come la Pininfarina Battista. Siamo di fronte a Battista, è la prima hypercar totalmente elettrica. Performance assolutamente mozzafiato, 0 a 100 in meno di 2 secondi. Range di 500 km, prima macchina in assoluto marchiata Automobili Pininfarina. Siamo nati per realizzare un sogno, che era il sogno di Battista, il nostro fondatore. Abbiamo lanciato a livello globale la nostra Battista a Ginevra quest'anno. Abbiamo poi proseguito con il lancio anche negli States quest'estate durante la Monterey Car Week, un successo assolutamente strepitoso fino ad ora. Ci approcciamo l'anno prossimo a celebrare anche il 90° del brand Pininfarina, che è veramente molto molto importante per noi. Ma la vera novità di cui si parlerà la prossima estate a Pebble Beach è la Pura Vision, crossover tra uno shooting brake e un SUV. Linee semplici ed eleganti con una cupola in vetro che copre tutta la parte superiore di un missile elettrico da 1000 cavalli a trazione integrale da oltre 200.000 euro. Sempre alla vigilia del salone, nel West End di Los Angeles, l'anteprima dell'Audi e-tron Sportback, il secondo modello 100% elettrico della casa dei quattro anelli. Caratterizzato dalle linee da SUV coupé e spinto dai motori elettrici da 400 cavalli, è caratterizzata dai nuovi gruppi ottici projector LED, capace di proiettare informazioni utili alla guida direttamente sulla strada attraverso i suoi 1,3 milioni di pixel. Poco lontano, al museo dell'auto più famoso del mondo, il Peterson di Los Angeles, andava in scena l'anteprima mondiale della Volkswagen ID Space Vision, il secondo modello elettrico sulla piattaforma MEB. Una station wagon dalle linee moderne e filanti, con interni spaziosi e versatili. Batteria agli ioni di litio da 77 kWh che alimenta un motore elettrico da 279 cavalli montato sull'asse posteriore, disponibile anche in abbinamento con un motore elettrico supplementare da 102 cavalli sull'asse anteriore, per un totale di 305 cavalli a trazione integrale 100% elettrica. Imponente la presenza del gruppo FCA Fiat Chrysler qui al Salone di Los Angeles, con il lancio ufficiale del Gladiator che comincia a vedersi sempre più spesso sulle strade californiane e non solo. Molte le novità, a cominciare dal festeggiamento dei 50 anni per Challenger, che si presenta con una versione speciale 50° anniversario. La Chrysler Pacifica resta ancora una delle migliori offerte sul mercato per quanto riguarda i monovolume ibridi plug-in. Per Fiat la piccola 500X a trazione integrale è l'attrattiva principale dello stand italiano. Protagonista dello stand Jeep è naturalmente Gladiator, che comincia a vedersi abbastanza frequentemente sulle strade californiane nelle varie forme in cui è possibile allestire questo pick-up, che ritorna in auge dopo tanti anni di assenza dal mercato dei pick-up di Jeep. Il truck dell'anno negli Stati Uniti è il Ram. Ecco alcuni dei premi vinti dalla gamma dei pick-up Ram. Alfa Romeo conferma la sua presenza negli Stati Uniti
con la presentazione sullo stand al Salone di Los Angeles di tutta la gamma Model Year 2020, appena lanciata anche in Italia nella presentazione in Puglia. Ed espone sullo stand del Salone di Los Angeles per la prima volta la tonale, o meglio il concept car di quella che sarà la SUV compatta Alfa Romeo, che arriverà anche qui negli Stati Uniti. Fa bella mostra di sé al centro dello stand Alfa Romeo la vettura di Formula 1 che ha portato recentemente Raikkonen e Giovinazzi a importanti risultati, con parecchi punti accumulati in questo campionato. La Buick presenta la Encore in versione GT, con una serie di dettagli specifici che la caratterizzano e danno un accento sportivo, come la griglia la colorazione rosso tortora, o lo spoiler inferiore e l'estrattore posteriore. Novità importanti sullo stand Mercedes al Salone di Los Angeles, con la nuova GLS 63 AMG e ancora più grande la GLE 63S, quindi i due SUV di grandi dimensioni Mercedes acquisiscono la motorizzazione più potente della AMG per dei super SUV. Non manca naturalmente anche la recente EQC elettrica 100% Mercedes, la prima che conta di far breccia soprattutto nei mercati nordamericani in termini commerciali. Sullo stand Mercedes al Salone di Los Angeles c'è anche spazio per una concept car ispirata alla Simplex del 1901, ovviamente in chiave moderna, e quindi con motore elettrico naturalmente, un calessino del 22° secolo. Cadillac si presenta con una gamma particolarmente completa di berline e SUV. Dalla XT4 presentata lo scorso anno a Detroit alla XT6, il grande SUV a tre file di sedili che debutta qui al Salone di Los Angeles, passando per la CT6 berlina di grandi dimensioni e la CT4 come quella alle mie spalle, che è una versione speciale CT4V, dove la V sta tipicamente in casa Cadillac a caratterizzare la versione più sportiva. Non a caso il motore è un 6 cilindri di 2,7 litri da 320 cavalli e oltre 400 Nm di coppia. La CT5V sostituisce in qualche modo la CTS-V, la prima ad essersi fregiata della lettera V, un motore V8 da 550 cavalli e 600 Nm di coppia. Subaru presenta al Salone di Los Angeles la nuova Outback in un allestimento tutto particolare, con una serie di dotazioni accessorie molto utili per la vita all'aria aperta. E visto che negli Stati Uniti l'automobile deve un po' affrontare tutte le situazioni, come nei grandi parchi, Subaru è sponsor di questi grandi parchi, per esempio c'è un portapacchi molto versatile che permette di montare con facilità qualsiasi tipo di mezzo di divertimento per la vita all'aria aperta. All'interno tutti i tappetini, tutti i rivestimenti sono particolarmente resistenti e impermeabili, proprio per venire incontro a chi della vettura a trazione integrale per eccellenza come Subaru fa un uso all'aria aperta. Il motore è il noto 2.4 boxer a benzina da 260 cavalli. Novità elettrificate per il gruppo BMW al Salone di Los Angeles, con la presentazione della Mini Cooper SE e l'annuncio di 25 modelli, di cui la metà completamente elettrici o elettrificati entro il 2025. Però nel frattempo si presentano diverse versioni con il motore a scoppio tradizionale, tra l'altro ultra prestazionali, come questa Mini John Cooper Works GP da 300 cavalli, che è riuscita a scendere addirittura sotto gli 8 minuti al Nürburgring. C'è poi la nuova M2 CS, quindi alleggerita, con una quarantina di cavalli in più, dei cerchi dorati davvero speciali, e poi la novità mondiale della nuova serie 2 Gran Coupé. Era stata annunciata la piccola a quattro porte con le linee da coupé. Debutta anche la nuova M8 Coupé proprio qui al Salone di Los Angeles.
anteprima mondiale a Los Angeles per la nuova cabriolet della Lexus nella sua massima espressione con la LC Convertible. È l'occasione ideale per Lexus per mostrare il suo prototipo, l'LF30, quella visione verso un futuro a propulsione esclusivamente elettrica con il 4 motori integrati nelle ruote e tutte le tecnologie che troveranno presto uno sviluppo nel futuro dell'automobile. Motore 6 litri e 2 V8 per questa Corvette Spider con tetto rigido retraibili che accelera da 0 a 100 in 2 secondi e 9. La I-Pace elettrica è sicuramente il modello di punta di Jaguar a questo salone dell'auto di Los Angeles, ma tutta l'attenzione è rivolta sullo stand gemello Land Rover, dove fa il suo debutto nordamericano la nuova Defender. Il futuro è certamente elettrico per Jaguar, ma nel frattempo ci piacerebbe divertirci con questo oggettino, ovvero la F-Pace SVR da 550 cavalli spinta dal V8 turbo. Già vista ma sempre apprezzata sullo stand Toyota la Supra GT4 Concept, già pronta anche in versione stradale. Hyundai presenta a Los Angeles un concept di SUV compatto di medie dimensioni. Hyundai sperimenta anche con la RN19 per vedere fin dove si può andare in termini di prestazioni sportive. Dopo l'anteprima della e-tron Sportback Coupé, oggi è la volta della nuova RS Q8, il super SUV marchiato Audi. Caratteristiche molto simili a quelle della Lamborghini Urus, dalla quale sostanzialmente deriva, con un motore V8 da 600 cavalli e 800 Nm di coppia. Anche al Salone di Los Angeles Brembo presenta il nuovo impianto frenante diadema pensato per le auto super sportive, che integra direttamente nello stampo di produzione un canale che permette l'aumento della ventilazione dell'impianto frenante stesso. Per gli amanti del fuoristrada duro e puro, al Salone di Los Angeles c'è Bollinger Motor, che presenta due veicoli già visti un paio d'anni fa, ma che adesso sono pronti per la produzione. Si tratta di un pick-up e di un fuoristrada a capote, diciamo così, a tetto chiuso, entrambi in vendita già a $125,000, probabilmente arriverà anche in Europa nei prossimi anni. È realizzato completamente in alluminio, ovviamente è un veicolo elettrico con un pacco batterie da 125 kWh che sviluppa una potenza attraverso i due motori di oltre 615 cavalli e una coppia di 905 Nm. La caratteristica peculiare è che i differenziali sono integrati nelle ruote, pertanto l'altezza da terra è da record, può arrivare fino a 50 centimetri. Il nuovo CR-V della Honda in versione ibrida la fa da padrone sullo stand di Los Angeles della casa giapponese, ma non mancano degli spunti sportivi visto che è protagonista della Formula Indy. Presentata in anteprima mondiale a Los Angeles alla vigilia dell'apertura del salone, la prima Mustang elettrica, si chiama Mach-E e arriverà nella seconda metà del 2020. Potrà montare batterie da 76 o da 99 kWh che permetteranno un'autonomia estesa fino a 600 km. Trazione posteriore oppure integrale permanente. La versione a trazione posteriore potrà scattare da 0 a 100 in meno di 5 secondi. Mach-E è un SUV, quindi il primo SUV della marchio Mustang, che in 55 anni ha prodotto le più vendute muscle car di tutto il mondo. C'è anche una specialissima versione di Mustang Shelby.
Kia svela il suo nuovo SUV compatto Seltos e ne mostra anche due possibili interpretazioni, concept car ovviamente, di come potrebbe essere una versione un po' più estrema. Festeggiati i 50 anni della serie Z Nissan a Tokyo, nel recente salone della capitale giapponese, a Los Angeles si celebrano invece i 50 anni della GTR. Dopo la Taycan Turbo e la Taycan Turbo S è la volta della Taycan S, presentata in anteprima al Salone di Los Angeles. La Taycan 4S diventa di fatto il modello di accesso alla berlina elettrica 4 porte di casa Porsche. Due i livelli di potenza disponibili per la Taycan 4S, da 530 oppure 571 cavalli. Anteprima mondiale anche per la Macan Turbo da 440 cavalli. Proprio alla vigilia del debutto della sesta stagione del campionato di Formula E, Porsche presenta la sua prima auto da corsa full electric che concorrerà al campionato. Si chiama 99X. Proprio mentre il Salone di Los Angeles apriva i battenti al pubblico, sulla scena automobilistica mondiale irrompeva la nuova Tesla Cybertruck, il pick-up futuristico del visionario Elon Musk. Con $100 di caparra sono già oltre 200.000 ad averlo prenotato in una delle varianti disponibili, con prezzi compresi tra $39.000 e $70.000. Prestazioni strabilianti per il pick-up elettrico, che sembra uscito dal film Blade Runner. Da 0 a 100 in 3 secondi, velocità massima di 210 km/h, autonomia superiore agli 800 km e capacità di traino oltre 6 tonnellate. Dalla sala stampa del Salone di Los Angeles è tutto, ci vediamo l'anno venturo.